apriamo subito la seconda sessione che si intitola LGM di Dua, la diagnosi, il presente e il futuro, e la prima presentazione fatta dal professor Giacomo Comi e ha il titolo Studio multicentrico Telethon WIDM. Giacomo. Buongiorno a tutti, io aggiungo anch'io la mia contentezza di essere riusciti a portare a fare questo meeting, a portare le persone qui a parlare di Cappadina 3, insomma tutto quello che stiamo facendo sono assolutamente felice, sono felice anche di farlo così, se devo aggiungere, nel riconoscimento del ruolo che ha avuto questa istituzione nella diagnosi, terapia, follow up, insomma i pazienti affetti di disturbi storici 5. Quello che devo dire in realtà è riassumibile in messaggi che sono già stati forniti dai precedenti relatori. Devo solo rinforzare alcune piccole cose, però lo vedete, insomma, quindi non è una cosa lunga. Tanto distrofia muscolare di cingolo è un concetto che è in giro da 70 anni, quindi l'arco di un'esistenza umana attualmente è un pochettino più lunga, quindi risale a questa definizione di Walton e Natras che non a caso veniva da Newcastle, come i due oratori precedenti, quindi la fondazione, cioè insomma l'isolamento da altre malattie. Le distrofie muscolari di cingoli viene dalla stessa città e quindi erano malattie ad esordio precoce nella vita, anche se non è sempre così, sicuramente trasmissione genetica, e allora veniva riconosciuto soprattutto l'aspetto autosomico recessivo e ovviamente era riconosciuto il decorso lento, erano separate dalle altre distrofie muscolari, questa è stata la storia iniziale. E questa storia ha avuto poi uno sviluppo in realtà soltanto negli ultimi 20 anni. Colpevolmente, adesso questa è un'autocritica mia, la scoperta della Cappadina 3, quello di cui stiamo parlando oggi, risale all'aprile del 1995, quindi è esattamente 20 anni, l'ultimo nome di quel lavoro che viene pubblicato su Cell, una importante rivista in generale, insomma, si chiama Fardeau. Il primo nome è Isabelle Richard, cioè la dottoressa che è appena andata via, quindi stiamo parlando di una persona che ha dedicato gli ultimi, diciamo, 21 anni della sua vita a studiare anche e soprattutto la Cappadina 3. Cappadina 3 fu una scoperta un po' eterodossa, nel senso che identificava un enzima citoplasmatico nelle distrofie muscolari che per quello che era noto da alcuni anni erano soprattutto invece una patologia della membrana del muscolo, no? Quindi qualcosa che sta all'interno del muscolo rispetto a qualcos'altro, a meccanismi, a distrofine, sarcomicani, eccetera, collocati sull'interfaccia tra il muscolo e la matrice extracellulare, il connettivo. È chiaro che negli ultimi 20 anni hanno riempito le varie funzioni del muscolo, no? Di proteine, la cui alterazione può causare distrofie muscolari dei cingoli, dal nucleo, siamo all'emerina, al citoplasma della fibrocellula muscolare, alla membrana, alla giunzione tra la cellula e ciò che sta al di fuori della cellula, principalmente l'atavistro vulcano, e poi il connettivo, il ruolo importante del collagene sesto nel causare alcune forme di distrofia muscolare dei cingoli e anche di distrofia muscolare congenita. Questo ha portato allo sviluppo negli ultimi 20 anni, come sapete, di un numero in continua espansione di malattie, oltre 30 malattie distinte in autosomiche dominanti e autosomiche recessive. Dovremmo trovare il tempo di sederci e mettere ordine nella classificazione e confrontare anche i concetti classificativi su queste forme che appunto si aggiungono per accumulazione progressiva attualmente. Bisognerebbe farlo. Invece il messaggio che volevo darvi per chi ce l'ha già e anche per chi non ce l'ha fino in fondo, è questo, che i medici specialisti, i ricercatori che si occupano di distrofie muscolari dei cingoli in Italia lavorano assieme e non lo fanno da poco tempo, è un modello, per esempio nell'Associazione Italiana di Neurologia, un modello consolidato, è il fatto di lavorare assieme, questo è una realtà. Poi questa cosa a sua volta si articola in progetti. E questi progetti a loro volta hanno un'articolazione istituzionale, per esempio questa cosa del
raccogliere i dati clinici di laboratorio in funzione di costruire un registro italiano delle distrofie muscolari di cingoli ha avuto un aspetto istituzionale, che è il finanziamento Teleton, che ha riguardato fondamentalmente 6 centri, e poi ha avuto un aspetto operativo, che è un po' diverso dall'aspetto istituzionale, cioè che è favorito, ma non è la stessa cosa, e che come vedete è arrivato a coinvolgere 14 centri, cioè 14 o colleghi o interi istituti o laboratori o cliniche, insomma, no? Che hanno contribuito a questa cosa. Questo è il messaggio che va oltre anche il progetto, perché spesso i progetti hanno una dimensione escludente e viceversa la nostra dimensione non è escludente, ma è quella di includere, e di includere potenzialmente tutto il territorio nazionale. Nel progetto noi abbiamo stabilito che appunto che il nostro obiettivo è quello di creare un registro nazionale di dati fondamentalmente clinici, di iniziare a delineare aspetti di storia naturale, di definire o cercare di contribuire dati che servissero a definire misure di outcome, e anche, ed era anche un ibrido, nel senso che tanti pazienti non avevano la diagnosi, quindi un ibrido nel senso che serviva anche a spingere verso la diagnosi. Naturalmente non siamo riusciti a raggiungere tutti questi obiettivi, ma qualcosa abbiamo fatto, partendo da una definizione sulla distrofia muscolare di cingoli, che poi anche questa possiamo discutere come tante cose, un criterio di inclusione che aveva inerente in sé il fatto di focalizzare, diciamo così, tra virgolette, sui pazienti più gravi, quelli che avessero anche alterazioni istopatologiche di tipo distrofico, avendo escluso una serie di altre malattie. Questa è la diapositiva che gentilmente ha appena fatto vedere Michela Guglieri, no? Su questa nostra idea di catturare più informazioni possibili, che è un'ambizione giustissima, quando si esagera può essere un problema nella costruzione di cose di questo genere, riguardante la storia dei pazienti, ma anche gli aspetti biotici muscolari, oltre che genetici, e elementi funzionali cardiaci, respiratori, di risonanza magnetica. È una cosa estremamente ambiziosa che andava ovviamente oltre le capacità del progetto, ma che rimane come un pezzo di riferimento sulla costruzione dei registri. I vari centri hanno contribuito informazioni su circa 600 pazienti affetti di distrofie muscolari di cingoli. C'è un bias di inclusione in questa diapositiva, cioè non è, diciamo, l'epidemiologia della distrofia muscolare di cingoli in Italia, ma è ciò che è stato inviato, e quindi, diciamo, da qui risulta che abbiamo una percentuale di casi geneticamente diagnosticati del 62% e di non diagnosticati certi, diciamo così, sicuramente non diagnosticati intorno al 30%, c'è un bias di inclusione, perché uno tende più facilmente a segnalare e a includere, e in parte noi avevamo chiesto che fosse così, i pazienti di cui si conoscesse l'origine genetica della malattia. Quindi è un po' un ibrido questo, non riflette, potrebbe non riflettere esattamente la proporzione. Anche se assomiglia a quanto fatto vedere prima da Elena Pegoraro, e quindi penso che possa essere preso come una buona approssimazione, come un dato che riflette la situazione in Italia. E la situazione in Italia è che, come è stato detto, ma i numeri del registro dicono questa cosa, sui pazienti geneticamente caratterizzati il 30% di questi probandi, che c'è una differenza tra probandi e pazienti, nel caso disgraziato che in una famiglia ci siano due fratelli o un fratello e una sorella affetti, allora i pazienti sono di più, ma la mutazione, cioè i probandi, è la stessa. 30% per le calprinopatie e un buon 22% per le disferinopatie. Poi abbiamo un dato, se lo vogliamo prendere cumulativamente, perché i sarcoglicani preso isolatamente uno per uno sono rari, ma le sarcoglicanopatie prese assieme fanno il 20% della torta, quindi è parecchio. E poi abbiamo diversi, un discreto contributo di deficit di glicosilazione dell'alfa distroglicano con diversi geni, la fucotiroide protein, ma non solo, anche ESPD per esempio, anche POMT1 e via di altri geni più rari, e poi geni più così desueti, tipo la nottamina, tipo la melosina anche, che può dare un fenotipo, quindi una situazione di estrema eterogeneità in cui alcune fette predominano sull'altra. Naturalmente dietro questa eterogeneità, che non è solo di tipo di malattia, ma anche un'eterogeneità genetica all'interno della stessa malattia, ora ci si perde, qui ci sono i meccanismi molecolari, diciamo, per le malattie principali, no, per quelle che contribuiscono di più, e noi siamo sempre attenti, anche per una ragione pratica, a dire
ma forse in una malattia una mutazione più frequente dell'altra, in modo che ci facilita l'accertamento diagnostico iniziale. Non so, ci sono mutazioni in Italia che sono un po' più comuni di altre, in alcuni nel sacro di cano beta piuttosto che nell'alfa, piuttosto che nella fucutirete protein, peraltro in comune con il resto d'Europa per quanto riguarda queste cose. Vi dicevo, il registro ha raccolto anche dati laboratoristici, cosa che è abbastanza atipica per i registri sulle biopsie. Quindi ci siamo fatti un'idea, per esempio, dalle segnalazioni dei colleghi, no, di quante fibre necrotiche, quanto fibrosi, quanta infiammazione, e il fatto che le colonne riflettono ogni categoria diagnostica, che le colonne abbiano un'altezza diversa, ci dice che anche o la severità della malattia al momento in cui il paziente è stato biopsiato, o anche la natura di queste diverse malattie è parzialmente diversa sui meccanismi patogenetici a livello muscolare, che sono comuni ma possono avere un'espressività diversa. Questa espressività diversa, come peraltro è noto, si riflette in parametri clinici differenti. Questa è l'età all'esordio della malattia, che è un dato anamnestico difficile, peraltro, a differenza dell'età alla diagnosi, che è quando un dottore fa la diagnosi. E in ogni caso ci dice, no, che si può andare da 6.4 a 36 anni, no, di età media. Quindi stiamo parlando di malattie molto diverse. No? Questa fascia è una fascia di malattie pediatriche, e quest'altra fascia più in alto è una fascia di malattie, invece questa fucutirete protein è una fascia di malattie dell'età adulta, ad esordio nell'età adulta. A conferma di questa eterogeneità c'è anche il fatto, normalmente dice la distrofia muscolare dei cingoli, c'è un aumento CPK, vero, ma si può avere un aumento CPK clamoroso, diciamo, no? Come in alcune sarcoglicanopatie, o per questo anche nella anotaminopatia, eccetera, e in altre invece l'aumento CPK può essere un po' lieve. In tutte c'è un trend che è quello della riduzione, ma non si assomiglia, quindi uno tiene conto di questa cosa. E anche sulla evoluzione clinica, anche qui gli strumenti di misura vanno secondo me aggiornati, ne abbiamo visti esempi oggi. Uno, quando raccoglie un dato in un registro, dice quando è che è stato il mese in cui il paziente ha perso la deambulazione indipendente, e anche quello è abbastanza difficile da stabilire, devo dire, non è così semplicissimo. E in ogni caso su questo uno costruisce una cosa, che è l'età media della perdita della deambulazione di coloro che l'hanno persa, oppure può costruire una cosa un po' più scientifica, che è la probabilità, il Kaplan-Meier, cioè la probabilità di perdere la deambulazione, che il 50% di quella determinata malattia perda, di quella determinata distrofia muscolare perda la deambulazione indipendente ad una determinata età. E come potete vedere ci sono marcatissime differenze, ma l'avete già vista prima da Elena, io credo che questo sia un modo corretto di esprimere questa evoluzione. Poi sugli aspetti di coinvolgimento di altri sistemi e organi, oltre che il muscolo scheletrico, quindi il coinvolgimento cardiaco e la presenza o la natura e gravità all'interno di ciascuna forma, e la percentuale di coinvolgimento in ciascuna forma, e dell'interessamento respiratorio e quest'altra cosa. Naturalmente a noi medici, a chi sta in ambulatorio o in clinica, in ogni caso, che deve fare la diagnosi di queste forme, è la collezione di queste diverse items, di questi diversi aspetti, che assieme fanno nella testa del dottore, del medico che si occupa di queste cose, un algoritmo implicito, per cui se il paziente ha avuto un esordio giovane, se il livello di CPK, se la deambulazione, se c'è o no l'interessamento cardiaco, quello che è, eccetera, eccetera, e i dati ovviamente, è più probabile che sia una forma o l'altra. Non siamo riusciti a tradurre questa cosa in un algoritmo matematico, diciamo, perché è un modello matematico che va chiesto a degli esperti, magari anche in famiglia, o da solo occuparsi. La conclusione dell'esperimento che abbiamo fatto, questo esperimento, perché anche questo è importante, quando uno fa le cose, quando si cimenta con una cosa, fa un esperimento, io credo che la mia conclusione è che l'esperimento è stato positivo, sono stati segnalati tanti dati, li abbiamo analizzati. Si dice che, come sapevamo, la situazione è estremamente eterogenea, la nostra eterogeneità italiana è in parte diversa dalla eterogeneità di altre popolazioni, con gradienti nord-sud, mancano all'appello uno o più geni del sud Europa e dell'Italia, in casi non diagnosticati. È possibile, questo è un lavoro che sta facendo Vincenzo Nigro con la collaborazione di tutti noi,
che Next Generation Sequencing, e dai dati che abbiamo già, ci dice nel 40% dei casi che così è, che Next Generation ci darà una maggiore capacità di identificare, ma ci dà anche tanti problemi, bisogna che i pazienti lo sappiano questo. È un conto analizzare un singolo gene, una singola mutazione, è un conto avere dati da centinaia di geni simultaneamente, laddove il problema paradossalmente diventa l'imbarazzo della scelta, qual è quello buono, cosa stiamo facendo, non è che stiamo per caso, quindi la validazione di questa cosa. L'altra cosa che abbiamo imparato è che cercare di costruire quello che volevamo fin dall'inizio, un database di storia naturale in almeno 30, se non 40 malattie differenti, considerando le varianti pediatriche e adulte, è un'impresa disperata, che è un'impresa difficile, è un compito complesso, che necessita di tanta passione, e uno si deve anche rendere conto dei limiti di questa cosa. Quindi, come diceva prima Michel Rigol, tornare sui sei passi e riprogrammarsi su questa cosa, no? E naturalmente tutto questo ha una finalità, che è quella, quando bene avremo terapie efficaci o no, comunque da testare, di avere un punto di riferimento. Sulla 2A, cioè, alla fine ci sono poche diapositive sui dati delle 2A aggiunte, c'è stato detto quasi tutto, quindi vado estremamente veloce. Nel registro sono attualmente inserito 92 pazienti che si riferiscono, insomma ci sono alcuni casi ricorrenti nelle famiglie, c'è una sproporzione femmine-maschi di 1.3 femmine a 1, quindi non è 1-1, nonostante la forma autosomica recessiva, sono pazienti ben seguiti a mio giudizio, insomma comunque noti ai centri clinici che vengono segnalati quasi per 20 anni, che è tanto. Degli aspetti molecolari e biottici è già stato riferito, sulla questione delle mutazioni comuni e anche della complessità tra presenza e assenza di proteine, quindi non mi attardo su queste cose. L'età che noi abbiamo stimato su tutta la popolazione di esordio di questa casistica italiana e della debolezza muscolare intorno ai 17 anni e mezzo, ma il range è estremo, quindi è molto variabile anche su questo. La distribuzione il database conferma la distribuzione in linea di massima della ipostenia muscolare nella stragrande maggioranza dei pazienti, e in questa casistica soltanto il 31%, 20 pazienti su 65 di cui abbiamo dati disponibili su questo singolo aspetto, hanno perso la deambulazione indipendente, quindi con dei calcoli rispetto alla probabilità che vanno perfezionati aggiungendo, secondo me, nuovi dati a questo sforzo di raccolta. E questo vale anche per le altre componenti d'organo, no? Per esempio noi abbiamo una segnalazione di 4 casi con qualche problema cardiaco. In realtà poi guardandoli in dettaglio questi casi, due sono anziani, magari hanno fumato un pochetto durante la loro vita e possono avere alterazioni cardiache dipendenti da, come chiunque altro, insomma, anche se uno occorre tenerlo presente. In un paio di casi invece è qualcosa che assomiglia di più a un coinvolgimento cardiaco raro, ma che ci può essere, e quindi prendiamo questa segnalazione per quello che è, come una segnalazione, e lo stesso sulla questione del coinvolgimento respiratorio e di altri aspetti della malattia come le retrazioni tendine, la scoliosi, eccetera. Insomma. Prima avevo fatto vedere i centri e sarebbe difficile poi elencare tutti. Se guardate la diapositiva e cercate un medico con cui, o un professionista, insomma un neurologo, un pediatra con cui avete potuto parlare, spero che lo troviate, se non ci sono lo aggiungiamo. Il messaggio è: noi lavoriamo assieme, e il messaggio per noi, cioè per la nostra ristretta comunità di medici, è che abbiamo messo lì un mattone e che il mattone va sviluppato, e che quindi io ritengo che questo progetto vada data continuità, è una delle casistiche più importanti d'Europa, e che mantenere e sviluppare ulteriormente il registro italiano, non solo con nuovi casi, ma con informazioni di via più approfondite, sia uno dei compiti che ci aspetta nei prossimi anni. Grazie.